che alla fine ieri sera in consiglio, dopo le 22, il sindaco ha parlato, ha detto qualcosa su UNESCO dopo che lo abbiamo insomma interrogato e sollecitato. E sostanzialmente non ha detto nulla, nel senso che ha elencato una serie di persone che ha incontrato a Roma, ma di fatto ha iniziato a parlare del porto, dell'aeroporto e quindi del progetto Tresse e della bonifica di Marghera. Nel senso, tutte cose importanti, ovviamente non condivido il progetto Tresse, ma sostanzialmente della salvaguardia di Venezia non ha parlato. L'unica questione per lui relativa, diciamo, alla salvaguardia della laguna era l'allontanamento dei fenicotteri, che quelli sì, che creano effettivamente un fenicotteri rosa, che creano effettivamente quello un problema relativo all'ecosistema lagunare, non la volontà di scavare un canale devastante. Quindi insomma questa è stata l'unica cosa che è riuscito a dire. Detto questo, dato che appunto lui non ha dato alcuna indicazione, sicuramente faremo poi un accesso agli atti in merito a quello che depositerà presso l'UNESCO, perché da noi non abbiamo... Dobbiamo fare un accesso agli atti per sapere quello che il sindaco di Venezia presenta a nome di Venezia all'UNESCO. Lo faremo, perché allora non è stato depositato nulla in consiglio comunale. Pubblichino lunedì, facciamo un appello pubblico al sindaco, visto che è sordo perché non ascolta la città, ma muto non è, perché sappiamo che parla, che pubblichi lunedì, prima di andare a Parigi, quella che è la strategia che il comune... Lo speriamo. Detto questo, io allora do un consiglio al sindaco: se il sindaco presentasse queste proposte consegnate all'UNESCO, allora credo sì che anche l'UNESCO si renderebbe conto che effettivamente c'è un futuro per Venezia. C'è da fare quello che si diceva prima, la composizione forse dei poteri contrastanti, perché qui in città per molto tempo e anche tuttora, insomma, finché non c'è stata molta discontinuità con l'amministrazione nuova, si tende diciamo ad essere piegati e proni di fronte all'autorità portuale. Questo sotto vari aspetti, non solo sotto l'aspetto della gestione della crocieristica piuttosto che dei trasporti dei container, ma anche sotto altri aspetti, mi riferisco anche a quello urbanistico, dove abbiamo visto una delibera anche di recente, che è quello del parcheggio della marittima. Noi abbiamo fatto un ragionamento ben diverso come Movimento 5 Stelle e credo che si debba fare veramente leva su questo aspetto, perché ed è quello del piano regolatore portuale, cioè la città è mutata dal 1907 ad oggi, perché il 1907? Perché il 1907 è l'anno in cui è stato fatto il piano regolatore portuale ultimo per la marittima. Noi siamo ancora su quello, a quello facciamo riferimento. C'è la legge del 1994, che è la legge appunto sulle autorità portuali, che prevedeva di fare un aggiornamento. Venezia è stata l'ultima, Venezia è in mora, praticamente siamo da 22 anni che attendiamo il piano regolatore portuale, e si è andati avanti, quando lo si è fatto, a piccoli pezzettini, cioè ci si metteva d'accordo comune e autorità portuale nel dire: sì, qui puoi fare questo, qui puoi fare quell'altro, qui può passare il tram verso San Basilio. Questo però ovviamente ha comportato che cosa? Ha comportato una pianificazione del tutto fallimentare, perché non si è guardato in modo più ampio a quello che erano gli spazi reali di competenza del porto, che sono ancora tuttora utilizzati come attività portuale. E ce ne sono molti che dovrebbero essere, noi l'abbiamo scritto in occasione appunto del voto della marittima, lo abbiamo scritto anche in un'interrogazione parlamentare presentata al Ministero delle Infrastrutture, e vogliamo porre questo tema, perché c'è tutta una zona della marittima più tutta un'altra area lungo di San Basilio che dovrebbero essere ricedute al demanio e poi ovviamente, se il comune lo vuole, cedute al demanio comunale in base alla normativa, insomma, sul federalismo, e quindi ci rimpossessiamo di porzioni molto ampie della città. Perché vi faccio solo alcuni esempi: ci sono delle sedi dell'università, c'è un ecocentro di Veritas, c'è il mercato del pesce,
sono tutte aree in sedime portuale dove i rispettivi enti pagano dei canoni di concessione. All'interno del sedime portuale vi sono quasi 4.000 posti auto, 4.000 posti auto che costano circa 100, no, ho sbagliato la cifra, vabbè, non me la ricordo adesso di preciso, ma siamo, la tariffa è 10 volte quella pagata, la corrispondente tariffa pagata dentro il porto di Livorno, ad esempio. Tanto per farvi un ordine di idea di quanto l'autorità portuale finora abbia fatto cassa semplicemente sulla città estrema. E quindi questo secondo me è assolutamente un altro degli aspetti, appunto, al di là della croceristica, dove presumo che qui in sala quantomeno molti si siano già resi conto da tempo dell'impatto che ha la croceristica sulla città e di dove dovremmo metterla in realtà. Fuori. E questo appunto, a cui vi volevo accennare, è un altro degli aspetti, perché ad esempio anche con l'ultima delibera, molto grave a nostro avviso, si è deciso di fare due nuove strutture alberghiere, cioè oltre al parcheggio che era già previsto si è aumentata la destinazione recettiva con alberghi per circa 300 camere, ovviamente in totale contraddizione con quello che si diceva prima, cioè tutto lo studio sui flussi turistici. Grazie.